vergognare! Vi dovete vergognare! Avevamo un'occasione d'oro! D'oro! Napoli! Lazio e Roma-Atalanta! Che tanto poi lunedì con la Lazio ne prendiamo... Non so quante ne prendiamo lunedì con la Lazio, non lo so. Ne prendiamo 4-5. Oggi potevi almeno distaccarti 2-3-4 squadre. Perché in caso di pareggio ne stacchi 4. E vai a giocare una partita di merda. Di merda. Con due palline così siete una squadra sterile. E non mi dite a dirmi... Abbiamo vinto due partite, sì, hai vinto di misura col Genoa e hai vinto di misura col Parma. Quando le cose si fanno un po' più difficili ci caghiamo sotto. Dove sta il punto? Dove sta il punto? Dove sta la difficoltà? Bene, la difficoltà ve la spiego io. Manca Ibra, manca Teo Hernandez, manca anche Bennacer. Tutto a posto, ieri tutto bene. Oggi mancano sì tre. Io dico già, ragazzi, mancano sì tre. Questo matrimonio non state a fare. Però vedo una partenza convincente. Vedo che comunque troviamo il gol. Vedo che il Sassuolo ha un'occasione sola, tipo al 40esimo, dove Dalot fa, penso, la lettura difensiva della vita, perché penso che una cosa così lui non la faccia più. Ma la io ce l'ho oggi con Leao. Perché vedo troppi che lo difendono, troppi dicono Leao, mamma mia, Leao un campione, Leao di qui, Leao di là, Leao fortissimo. Leao. Io ragazzi, Leao, il primo che viene mi offre anche 10 centesimi, fossi Maldini glielo regalerei. Io Leao non lo posso vedere e me l'hanno fatto giocare col Genoa e me l'hanno fatto giocare col Sassuolo. Io non lo posso vedere. Toglietemelo di torno. Mandatelo a giocare con la primavera. Non è che se ha fatto 5-6 gol in campionato ora non va toccato. È un giocatore di merda, Leao. Gli sono capitate 3-4 palle sui piedi. Poteva farne 3-4 gol. Non ha capitalizzato un cazzo. Niente. Gli arriva una palla al limite dell'area nel primo tempo. Guarda per dare la spara al terzo anello. Cioè non ci riuscirei neanche ci volessi provare a sparare una palla nel terzo anello appena fuori dall'area. Non ti dico fare un gol a giro perché non sai tirare, ma cazzo, almeno cogli la porta. Secondo tempo c'ha la palla lì, Rebic che si inserisce, fa un passaggio 1 all'ora, la regala a Ferrari. 5 minuti dopo un contropiede, va via a Ferrari. Può fare un diagonale perfetto perché Consigli ha lasciato un buco così sia sul primo che sul secondo palo, la mette nel mezzo quando due giocatori sono marcati da 3 giocatori del Sassuolo. Visione zero. Niente, datelo via. E quando dico che il problema è l'attacco, il problema è l'attacco, sì. Il problema è sempre solo l'attacco. Perché due gol dal Sassuolo li puoi anche prendere. Li puoi prendere, ma li devi anche fare. Li devi fare. Non è una scusa. Li devi fare. Complessivamente non si è giocato malissimo. Cioè ho visto parire giocate molto peggio di questa. Due sbavature difensive madornali. La seconda tra il secondo gol viene tranquillamente mandato al baretto Tomori. Di tutto e di più. Sprechiamo troppo davanti. C'è una punizione a due in area, la calcia addosso al portiere. Un po' di inventiva, un po' di svegliarsi. Un po' di cominciare a fare qualcosa per chi sta là davanti. Io dico sempre, ogni partita faccio live su Twitch, lo dico ragazzi. Fino alla linea di centrocampo il Milan non è buono, ma è accettabile. È dalla linea di centrocampo in poi che il Milan non esiste, che il Milan è pericoloso. Pericoloso in senso negativo. Çalhanoğlu aveva mezza gamba che gli funzionava oggi perché era mezzo rotto, infatti l'ha tolto. Rebic, che poverino, poteva fare qualcosa, ma le palle che gli dava Leao erano tutte sbagliate. Tutte. Devi pareggiare la partita, gli metti Castiglieco. C'ha Yoghe. E questa partita l'ha vinta il Sassuolo con i cambi.
Ha messo in campo Raspadori e Traoré, la partita è cambiata. Sassuolo, minima spesa, massima resa, ha fatto 3 tiri in porta, ha fatto 2 gol, si è portato a casa la partita. Dici, però ha fatto tante azioni. No, Sassuolo non ha fatto tante azioni. Sassuolo ha avuto l'occasione con Bratti, ha fatto 2 gol e poi non ricordo niente di pericoloso da parte del Sassuolo. Non ha fatto nulla. Su 2-1 ha fatto un tiro. Mi sembra che Irakopoulos, che ha messo in calcio d'angolo Donnarumma, ma non ha fatto niente il Sassuolo. Nulla. Nulla, è stato solo freddo di testa. Noi no, 2 gol in 5 minuti abbiamo preso. E adesso se non andiamo in Champions League è tutto giusto. Se non andiamo in Champions League ce lo meritiamo. Io non posso vedere una squadra così, non posso. Cioè, voi mi volete dire che con una prestazione del genere lunedì si va a giocare a Roma con la Lazio? Cioè, non ho capito bene, a Roma con la Lazio? Io vorrei sapere solo da voi quanti ne prenderemo a Roma con la Lazio. Voglio solo sapere quanti ne prenderemo. Io mi gioco un 3-4-0 qua, perché non è possibile. Ci sono state delle letture difensive da parte di due difensori mediocri, perché mi volete dire che Ferrari e Marlon sono due fenomeni? No, Ferrari e Marlon sono due difensori mediocri. Abbiamo avuto delle letture difensive elementari da loro. E Leao che continua a stare lì a camminare 90 minuti a non concretizzare un cazzo. Non concretizza niente. Ma ha fatto gol contro il Parma. Sì, Leao ha fatto gol contro il Parma. Su contropiede da solo davanti al portiere. E non solo. Il portiere l'ha pure toccata, ha pure preso il palo prima di andare in porta. Pensate un po' voi. Tanto che comunque vedo che quando il Milan non vince i miei video li guardate, cioè tra un po' vanno in tendenza. Quando il Milan non vince i miei video li guardate, tra un po' vanno in tendenza, e quando invece vince non se li caga nessuno. Ne approfitto per dirvi che entro 2 giorni uscirà il recap di questa fantastica partita che questa società veramente gloriosa ci ha voluto offrire oggi. Una prestazione veramente da incorniciare, una partita che fino al pareggio era gestita benissimo, una partita gestita benissimo. De Zerbi questa partita se la ricorderà a vita. E vi aspetto su Twitch per il live della prossima partita, quando noi avremo la disfatta totale, proprio la disfatta più totale che ci sia, perché a Roma prenderemo tante di quelle sberle che voi non ne avete idea. La Lazio ci sodomizzerà a tappeto. E salvatevi questa parte di video, perché poi ve la incollerò nel video nuovo. Detto questo, un saluto. Almeno lasciatemi like al canale, cioè like al video, iscrivetevi al canale. Che cazzo vi devo dire? Cioè, come puoi commentare una merda del genere? No. Buon proseguo di serata e buone partite e buona Atalanta che vincerà e ci scavalcherà, perché ce lo meritiamo. Ciao a tutti.